verso la fine del corridoio e qui c'è la parte forse più bella e spettacolare di tutta la tomba. È una statua di Osiris. Gli manca il viso, che è crollato probabilmente a causa dei movimenti della roccia. Vedete, c'è una grande spaccatura che corre qui e si trova probabilmente sotto questi detriti, questi cumuli di sabbia. Osiris, come dicevamo prima, era il dio dell'aldilà e quindi ha la forma di un corpo umano avvolto nelle bende e il suo viso era simile a quello del faraone. In testa aveva una corona con due piume laterali. Vedete, ci sono ancora degli stucchi. Probabilmente questa statua era tutta colorata. E nelle mani tiene ancora i simboli reali, che sono uno scettro a forma di bastone pastorale e un flagello. Osiris presiedeva un tribunale di 42 giudici e giudicava il defunto. A questo punto la tomba si divide in due corridoi, uno a destra e l'altro a sinistra. Sono lunghi una trentina di metri e contengono ognuno 16 cappelle funerarie, cioè 16 altre stanze per i figli di Ramesses II. C'è sempre questo numero 16, questo numero sacro che ricorre in tutta la tomba. E qui c'è un grande segreto che aspetta di essere svelato. Questi corridoi infatti non finiscono qui, ma sotto questi detriti, questi cumuli di sabbia, dovrebbero trovarsi delle scale che scendono al piano di sotto. In altre parole, questa tomba, questa enorme tomba, avrebbe due piani. Uno superiore, che abbiamo appena esplorato, che aveva una funzione più che altro rituale, e uno inferiore, dove si trovava il vero cimitero reale, con le mummie e i sarcofagi.